Sindaco Carletta, si avvicina l'appuntamento elettorale alla fine del doppio mandato. Ci sono novità importanti, ossia la volontà di proseguire questo percorso con una terza candidatura a sindaco. Sì, l'altra sera abbiamo riunito il consiglio, ci siamo fatti, insomma, in moralità, abbiamo fatto delle considerazioni importanti. E sembra, sto adesso facendo delle consultazioni un po' sui gruppi, le nostre associazioni, per cercare di condividere, di continuare ancora avanti e fare un mandato condiviso, quindi riaccettare la candidatura a sindaco e andare avanti ancora per il nostro territorio. Devo dire che nell'ultimo periodo me l'hanno chiesto in tanti, adesso stiamo cercando di concretizzare con il mio gruppo consigliare, con i miei assessori, quindi di riproporre un progetto di controguerra fattibile e andare avanti e riproporci. Anche il fatto che nella mia amministrazione sono stati 2 anni quasi di fermo, che il Covid ha tagliato 2 anni amministrativi, cioè in 2 anni l'amministrazione comunale si è preoccupata solamente di far rimanere le persone a casa, si è preoccupata di fare arrivare le mascherine ai nostri concittadini, si è preoccupata di fare i tamponi, si è preoccupata di organizzare i primi vaccini sul nostro territorio, quindi 2 anni di quasi di fermo e non programmazione amministrativa. Appena passato il Covid siamo ripartiti, qualcosa abbiamo lasciato, ci abbiamo anche delle idee progettuali interessanti da condividere con tutto il Consiglio, con i miei assessori, per controguerra, sembra l'insegna di una continuità e di uno sviluppo coerente che ci siamo sempre prefissati. Queste non sono cose che decido io, chiaramente il senso è sempre quello democratico, se ci sarà un'opposizione come è stata la prima volta io la rispetterò come ho sempre fatto, e oppure chi vincerà ci si mette in gioco, quindi non è... anche governando senza opposizione io con i miei consiglieri mi sono comportato sempre in maniera corretta, così hanno fatto i nostri consiglieri, sempre vicino ai nostri concittadini ma soprattutto vicino alla gente, quindi credo che non cambierà molto la seconda, se nasce una lista, 2 liste di contrapposizione, che è un giusto dovere civico, democratico, che può esprimere un territorio. Una cosa che decido io, chiaramente il senso è sempre quello democratico, se ci sarà un'opposizione come è stata la prima volta io la rispetterò come ho sempre fatto, e oppure chi vincerà ci si mette in gioco, quindi non è... anche governando senza opposizione io con i miei consiglieri mi sono comportato sempre in maniera corretta, così hanno fatto i nostri consiglieri, sempre vicino ai nostri concittadini ma soprattutto vicino alla gente, quindi credo che non cambierà molto la seconda, se nasce una lista, 2 liste di contrapposizione, che è un giusto dovere civico, democratico, che può esprimere un territorio, assolutamente.